Grande emozione ieri all'interno del Treofan Village presso il Palazzaoli, dove si è concluso il torneo 3x3 Silver affiliato al circuito FIP e FISB dedicato alla memoria di Maria Rosaria Santese, giovane battipagliese, grande sportiva e brillante arbitro di pallacanestro. Le squadre vincitrici per la categoria over, sia femminile che maschile, sono rispettivamente Hashtag Chiaro e Gli Arrangiati. Entrambe avranno accesso alle finali di Riccione previste a luglio. Al secondo posto si sono piazzate le Crazy Lady e il Minnesota. Al termine del torneo è stato proiettato un video con le immagini di Maria Rosaria nelle vesti di arbitro e non solo. L'appuntamento è il prossimo anno con la seconda edizione che si preannuncia ancora più intensa. Non ci aspettavamo questa affluenza così forte, sentita da tutte queste ragazze, giovani e meno giovani. Diciamo che questo memorial siamo davvero soddisfatti. Vorrei ringraziare in particolar modo tutta la polisportiva battipagliese che ha contribuito insieme a noi a far sì che questo memorial si è potuto fare. E un grazie anche particolare al presidente della polisportiva Valerio Visconti. Anche un ringraziamento a tutti quanti i componenti della polisportiva battipagliese che non conosco, ma ne sono tanti. Il consiglio è composto da tante persone, tanti amici. Un ringraziamento anche molto particolare e sentito da parte mia e di tutta la mia famiglia va a tutte le ragazze che hanno organizzato, in particolar modo a tutte le amiche di Maria Rosaria che l'hanno voluto fortemente che si facesse questo memorial, e onestamente non me ne vogliono tanto le altre ragazze che lo sanno che io le voglio bene, le stimo, ma ho visto, diciamo, Lucia Di Cunzolo veramente con quella verve da 7 giorni sudata, non per il gioco ma per l'impegno. Ringrazio la città di Battipaglia, ringrazio l'amministrazione, ringrazio tutti per aver contribuito. È solo l'inizio del primo memorial, speriamo che negli anni lo faremo sempre sicuramente e cerchiamo sempre di migliorarlo in modo che gli errori, come tutte le cose, quando si fa per prima si hanno le cose positive e negative. L'importante è quello positivo, non lo guardiamo, guardiamo i negativi per cercare che negli anni saranno meno negativi possibile e che possiamo ricordare. Ricordare sempre la memoria di mia figlia, per i giovani e per tutti i ragazzi possono avvicinarsi a questo sport davvero bello e che contribuisce non solo come noi genitori a far crescere bene ognuno di noi i propri figli, ma contribuisce anche a tutti questi giovani per una vita più sana, più giusta, più corretta nel rispetto della realtà.